La valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, l'intrattenimento per tutte le età, il giusto connubio fra tradizione e innovazione. Sono gli elementi chiave della 74esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, inaugurata nella serata di venerdì 1 settembre. La fiera è una delle più grandi e qualificata nel settore dell'enogastronomia ed è la più grande in Italia fra quelle dedicate a un singolo prodotto agricolo. Nella capitale italiana del peperone, il protagonista assoluto si può degustare e acquistare nelle sue cinque tipologie riconosciute dal consorzio dei produttori: il quadrato, il trottola, il lungo o corno di bue, il tumaticot e il quadrato allungato. I peperoni di Carmagnola vengono raccolti manualmente dalla fine di luglio ad ottobre, rispettando un severo disciplinare di produzione, e sono apprezzati in tutta Italia. Il segreto sta proprio lì, quello di lavorare costantemente ogni giorno, fianco a fianco con gli agricoltori, con i produttori, perché il prodotto è fondamentale. Quest'anno c'è, quest'anno è buono ed è bello capire come dalla terra venga fuori tutta l'energia che si sprigiona da questo prodotto che cresce con pazienza, lo seguiamo crescere, lo raccogliamo e lo offriamo alle persone. L'economia si basa su tante piccole realtà, come può essere quella di Carmagnola, ma in particolare nella città metropolitana sono molto molto vive e mi fa molto piacere avere l'appoggio dei sindaci delle città vicino. Il consorzio del peperone è uno degli elementi, insieme al consorzio dei produttori degli asparagi di Santena, ecco, che fanno un po' da traino all'interno del distretto del cibo. Città metropolitana può essere vicina per fare il necessario lavoro culturale anche nei confronti delle nuove generazioni, delle giovani generazioni, perché sono moltissimi i giovani e le giovani che tornano a lavori di produzione agricola e le istituzioni devono stare accanto e sostenere questo tipo di progettualità e di percorsi di vita che loro scelgono. Si tenta di ricreare quel senso di comunità che la produzione tipica, in questo caso appunto il peperone di Carmagnola, può portare. Allora appoggiare, supportare, promuovere distretti del cibo, che vogliono dire collaborazione tra territori, collaborazione tra produttori e cultura del consumo del cibo a chilometro zero. In questo Città Metropolitana è presente, continuerà ad essere presente per far sì che le tipicità del territorio siano salvaguardate.